Quarta edizione dell'AgriFood qui alla Fiera Agricola di Bosconero, un successo come tutte le edizioni. Esatto, si conferma che la gente è molto attenta, il cittadino consumatore, a gustare i nostri prodotti locali, tipici e salubri. Noi siamo, col direte, molto contenti di questa iniziativa. Infatti, come sapete, 15 giorni fa abbiamo iniziato a fare la prima edizione a Rivara, che ha avuto un successone, e qui si conferma. Chiaramente dobbiamo essere solo sempre a sperare nel bel tempo che ci accompagni, perché se queste manifestazioni sono ben riuscite è anche grazie al tempo. Questa sera di Fatti Clemente sono diversi i produttori che servono i loro prodotti cotti a puntino qua direttamente alla gente. Esatto, qui stasera abbiamo il nostro Agri Birrificio che propone una ottima birra con quattro tipi. Poi abbiamo il girasole di De Laurenti Dario, che vi fa assaggiare i panini con le salamelle. E poi abbiamo le sorelle Bianco, Cascina Fortune, che presenteranno i diversi tipi di hamburger. In futuro c'è in programma altre edizioni dell'AgriFood in altri comuni, visto che c'è stato appunto di recente la prima edizione a Rivara, altri comuni qua in Canavese? Difatti, dopo il successone a Rivara abbiamo avuto dei riscontri molto positivi, che i cittadini ci chiedono se come Coldiretti organizzeremo altri AgriFood sul nostro territorio provinciale di Torino. Noi siamo molto fieri e contenti, e adesso vedremo di organizzare poi qualcosa anche in altri posti. Ben venga, così creiamo redditività per le nostre aziende agricole. Sesta edizione della Fiera Agricola di Bosconero e questa sera la quarta edizione dell'AgriFood, un successo come sempre, sempre tanta gente. Sì, c'è sempre tanta gente, anche grazie al tempo che ci aiuta, arriva tanta gente sia da Bosconero che nei paesi limitrofi. Oltre alle bancarelle, diversi eventi collaterali e il tutto per far conoscere il mondo dell'agricoltura. Sì, abbiamo deciso di sviluppare questa storia perché è la storia del nostro paese, l'agricoltura. Abbiamo la fortuna di avere ancora tanti agricoltori e vogliamo incentivare ad aumentare ancora di più il numero. Un'altra cosa carina questa sera è la sfilata dei trattori, che oltretutto sono arrivati semplicemente con un annuncio, cioè chi ha il trattore vuole sfilare per le vie del paese, e sono arrivati veramente in tanti. Sì, è una cosa che abbiamo deciso così, di punto in bianco, di provare a fare una sfilata, essendo che c'è un nostro compaesano che ha trattori d'epoca, volevamo anche avere altri trattori più moderni e averli tutti insieme per fare una sfilata, farli vedere un po' a tutti e soprattutto per divertire i bambini che, come vedono i trattori, corrono incontro. Trattori di tutte le epoche. E poi con le bancarelle, la fiera agricola, i produttori, gli animali, non manca proprio nulla. Sì, abbiamo quello, domani ci sarà la nostra fiera con bancarelle dei produttori proprio per incentivare appunto l'agricoltura e ai personali allevatori che ci porteranno i loro animali per visionarli e chissà, per incentivare magari i giovani ad andare avanti su questo discorso. La fiera che ormai è diventata una tradizione proseguirà anche il prossimo anno. Speriamo che prosegua per tanti anni e sia sempre più numerosa.